Benvenuti, guardate qua, mezzo tattico che mi sono preso, perché la pulizia di questa aiuola qua con l'altro mezzo, con l'Ener Green, era un po' complicato perché appunto era molto larga, ci impiegavo troppo tempo, quindi sono preso questa falciatrice, tosa erba, e mi sto facendo tutte le aiuole. Allora, già pieno qua, sono all'87%. Sentite anche il suono, il sound com'è. Com'è realistico. Guardate, tra l'altro, fatta molto, sembra fatta molto bene a livello di mod. Molto comoda da usare proprio. Vedete, 100%. Allora, adesso cosa faccio? Troviamo un punto un po' largo che non stia in mezzo alle scatole. Non c'è. Ecco qua, direi che può andare bene. Adesso scarico. Carico l'erba e poi verrò a prenderla con il cassone. Tutta questa erba la darò poi alle mucche. Quindi viene sempre buona, quella che avanza la darò, la metterò nel silos per l'insilato, e tutta erba in più. Sono già passato, ecco qua, manca ancora. Sicuramente è più pratica dell'altro macchinario, però l'altro ha il vantaggio di appunto poter pulire bene zone molto strette, quelle tipo dei fossi, ok. Quello l'ho usato ad esempio intorno alla mia fattoria, che è molto, ci sono molti fossi, lì sicuramente è quello il suo utilizzo, più che su questa aiuola qua. Suona sulle 6. Beh, c'è messa? No, io non ci vado di sicuro. Faccio vedere ancora qualche passaggio. Ecco, adesso andiamo, vabbè dai, andiamo a tagliare l'erba qua. Guarda, mamma mia, quanto tempo è che non passavano più a tagliare l'erba qua. Madonna, la foresta. Dai, ci pensiamo noi. Lavori socialmente utili. Ma ha detto il sindaco che di soldi, grandi soldi non me ne può dare, però eventualmente mi farà uno sconto sulle tasse. Va bene, non è un grande, non è una gran fatica, quando posso facciamo questo e altro per il nostro paesello. Allora, ultima passata qua avanti, mamma mia, guardate che disastro, ma almeno dico il minimo. Allora, nono,
vediamo. Bisogna passare col decespugliatore, quello che riusciamo a fare. Oh, piantato. Oh, andiamo di là e poi direi che delle sciurette e perpetue. Ma non quanta, quanta cavolo di erba c'è. Ah, ma non è impressionante. Passata. Ecco, direi che tutto sommato può andare, si arrangeranno i proprietari. Cioè, ci passa la gente, non è il caso. Ecco qua, così ci può stare, dai. Ecco qua, posso svuotare. Ok, qua direi che è fatto. Buono, direi che tanto questa posso parcheggiarla qua e poi verrò a prenderla più tardi. Buono, andiamo
prendere. Ora ah, compagno, era rimasto attaccato il miscelatore. Teoricamente questo per il momento non mi dovrebbe più servire, né? Se non avendo più le altre mucche. Prova a vedere. Lasciamolo lì. Metti che costruisco una nuova stalla da un'altra parte. Allora, adesso andiamo a prendere tutto quell'erba là che ho tagliato. Ce n'è ancora un bel po' da tagliare nelle altre vie, però per oggi direi che può bastare. Allora, vediamo dove ho lasciato i vari mucchi. Eccolo qua. Non se la tira su tutta. Sì. Poi dovrebbe esserci un altro mucchio. Eccolo qua. Questi erano quelli che avevo già fatto prima. Ecco, un altro ancora. Non è tantissima, però insomma, buttarla via è uno spreco. Ma qua sono stato un po' troppo vicino all'albero. Vediamo quello che riusciamo a tirar su. E qua. L'ultimo mucchio. Ok, facciamo ancora un po'. Adesso mi è venuta fuori abbastanza di erba. Adesso andiamo a portarla alle mucche. E poi direi che per oggi può bastare così. Però le mucche mi sa che non gli serve più perché sono già piene, quindi la buttiamo direttamente dentro nel silos. Tanto le mucche, se non ricordo male, erano già piene, era il fieno che stavano finendo un po', quindi non avevo mica buttato ancora una mucca in mezzo alle scatole. Non l'avevo. Scusate, eh. Non l'avevo vendute tutte. Evidentemente no. Quindi andrò adesso a rivenderle. Boh, direi che può bastare. Tanto io andrò avanti nei tempi morti ancora con questa attività e poi
fra poco, probabilmente già nelle prossime puntate, andremo a mietere il grano che c'è lì, così poi dopo farò anche la paglia che mi servirà poi per le per l'alimentazione delle mucche e eventualmente per la lettiera per il tame. Alla prossima!